La provincia ha progetti fermi nel cassetto per 60 milioni di euro, esecutivi dunque già pronti, ma che hanno bisogno delle coperture finanziarie, senza le quali si rischia di fare i conti con l'ennesimo anno di disagi e problemi per gli studenti. A Salerno, l'inquilino di Palazzo Sant'Agostino, Giuseppe Canfora, non nasconde le criticità in vista del suono della prima campanella, ma allo stesso tempo esprime fiducia dopo l'incontro a Napoli con l'assessore regionale Fortini, dalla quale è arrivato l'impegno a stanziare le prime risorse per gli interventi più urgenti. Qualche problema è inutile negarlo, ci sarà. È innegabile che ci sono problemi, però insomma il futuro è un tantino più tranquillo. Ci sono stati dei bandi che riguardano l'edilizia scolastica di Campania, Puglia e Basilicata, dove sono stati messi a disposizione dal governo centrale circa 350 milioni di euro, quindi queste sono notizie fondamentali. La provincia di Salerno ha progetti esecutivi pronti per circa 60-70 milioni di euro. Abbiamo avuto la possibilità, grazie al governatore De Luca e all'assessore Fortino, di trattare al tavolo ministeriale nazionale una cifra che si aggira intorno ai 40 milioni di euro per la provincia, per le quattro province, ma soprattutto per la provincia di Salerno. Quindi credo che il futuro è sicuramente più tranquillo.